finalmente un carpool dove io non guido. C'è il grande Marco Marini alla guida. Capisco razzo io. Allora, prima di parlare di calcio, i nostri utenti vogliono sapere come abbiamo mangiato. Buongiorno. Ci hanno picchiato. Abbastanza bene. Marco, per camuffare, ha parlato un po' in dialetto barese. No, abbiamo bevuto. Per tutti i carabinieri, finanzieri e polizia stradale che ci sta ascoltando, non abbiamo bevuto niente. Acqua. Gaudianello. Acqua e vino. Allora, ragazzi, Contessa è arrivato. Marco, perché Contessa secondo te? Perché nel sistema di gioco di Patatino c'è bisogno di terzini che spingano, che accompagnino sempre l'azione, che arino le fasce di appartenenza. Contessa, come il terzino destro che stiamo cercando di portare a Lecce, Ciancio, sono due con queste caratteristiche. Anche perché poi con l'arrivo di Ciancio, a questo punto è ormai scontato lo spostamento di Lepore a centrocampo, no? Sì, Lepore secondo me quest'anno giocherà mezzala destra, sì, nel centrocampo a tre di Patalini. Sì. Lepore abbina corsa, dedizione e qualità. E in un centrocampo a tre che deve costruire, e difendere e ripartire, c'è bisogno di persone con queste caratteristiche. Checco è uno che non si risparmia mai e ha grande qualità. Tu, Murra, cos'hai da dire? No, io non vi stavo seguendo perché stavo pensando ai fatti miei, stavo al cellulare. Cos'hai da dire su tutto questo Lecce? Che nelle intenzioni è un buon Lecce, perché comunque, da quello che mi sembra di capire, un Patalino predilige giocatori che sanno toccare il pallone, lo sanno gestire, non vuole i cosiddetti scarpari, insomma. Quindi, come minimo ci aspettiamo almeno un'idea, un'impronta di gioco ben definita, e quindi diciamo sulla carta ci sono le basi per vedere un buon calcio. Poi saranno i giocatori ad interpretare le idee di Patalino. Buon calcio che comunque dovrebbe partire, no? Come gioca Patalino, anche dal portiere. In questi giorni si sta discutendo molto sui social, i tifosi: Benassi sì, Benassi no, Gomez ni, Gomez sì. Come la vedete voi? Perché poi c'è anche Bleve di mezzo. Allora, per Bleve a me dispiace, perché è un calciatore promettente, giovane, che a mio modo di vedere ha sprecato un anno stando in panchina. Quindi io mi auguro che quest'anno, questa stagione, lui vada a giocare titolare altrove. O titolare con noi. O titolare con noi. Ma se l'idea è quella di prendere Gomis, sicuramente non farà il secondo di Bleve. O perlomeno se la giocheranno, ma non partirà da secondo. Marco, tu hai un'idea pure sul caso Benassi, no? Come la vedi tu? La gestione di questi portieri, no? Entra Gomis, dovrebbe uscire Benassi, ma non è sicuro che l'Arezzo possa garantire un tot importante di ingaggio. Sai cos'è, Francesco? Che Benassi, al di là del gradimento o non gradimento della piazza, queste secondo me sono cose che si possono sicuramente limare. Benassi paradossalmente è vittima del suo stesso ingaggio. È un portiere che, se invece di prendere una cifra, non per colpa sua, voglio dire, perché lui il primo contratto l'ha firmato con Lecce in Serie A, e Posti gli fece un quinquennale a Benassi, che poi è stato spalmato nelle varie società che si sono succedute, e quindi da il tesoro alla nuova proprietà. Benassi, perché se Benassi prendesse una cifra normale per la Lega Pro, Benassi parerebbe sempre, parerebbe ovunque, certo. Potrebbe essere dato tranquillamente in prestito se non rientrasse nei piani tecnici dell'allenatore del Lecce, e in realtà così resta un peso sulle spalle della proprietà. E io fossi l'Unione Sportiva Lecce lo farei parare. Io lo farei parare perché questo ingaggio comunque alla fine glielo devi garantire al portiere. Il contratto l'ha firmato, è inutile dire che c'è il contratto fino al 2018. Quando si è comprato il Lecce Savino Tesoro, o quando si è comprato il Lecce la cordata
accese tra virgolette, era consapevole, non è che non lo sapeva che c'era Benassi, sì. lo sapevano perfettamente, e quindi la soluzione migliore, se tu non riesci a dare in prestito un portiere con quell'ingaggio, Lega Pro in Serie B, e comunque non riesci a farti pagare l'ingaggio, lo devi far parare. Cioè, quindi ragazzi, secondo voi non è più una questione, anche perché non è che è ciuccio, grazie, tutt'altro, la questione sul fatto ambientale nasconde in realtà forse il problema dell'ingaggio? Ma secondo me sì. Vittorio, cioè non è che non esista, esiste la situazione ambientale, però secondo me si può limare. Non è che l'anno scorso la situazione ambientale non ci fosse, eppure Benassi era stato a Lecce partendo titolare. Evidentemente lo scorso anno c'erano altri presupposti. Vabbè, ma poi lui come altri giocatori ha pagato comunque l'avvio deleterio del Lecce, certo. No? Con Asta che non si riusciva a fare più di un punto a partita, quindi è giusto così a livello tecnico, ma poi io non credo che sia stato messo da parte per le contestazioni. No, dietro di lui c'era comunque un portiere che si è rivelato più che determinante in diverse partite, e che comunque alla fine ha meritato anche l'ingaggio al Bologna e poi la Serie B, insomma, al Benevento. Vedremo, perché insomma, questione di 7-10 giorni, l'Arezzo o lo prende o se no, insomma, Benassi si troverà in ritiro con il Lecce, e poi lì veramente inizia a complicarsi sia da una parte che dall'altra trovare una sistemazione. Forse, come ha detto Marco, il caso più opportuno è insomma incontrarsi, sedersi seriamente. Ma venirsi incontro. Secondo me bisogna venirsi incontro, perché altre soluzioni non ce ne sono. Poi, a meno che Meluso non riesca a fare il miracolo di dare in prestito un giocatore con quell'ingaggio ad un'altra realtà che ti consenta quantomeno di pagarti, non dico tutto l'ingaggio, ma quantomeno metà, a quel punto avrebbe fatto un miracolo. Ma io non credo che questo. Bisogna trovare in Lega Pro una squadra concorrente a cui dare Benassi, perché comunque Benassi sarebbe un rinforzo. E certo. Benassi non è scarso, ragazzi. Benassi non è scarso. Le motivazioni a me risulta che le abbia. Sì. Però vediamo. Quello che è certo però, ragazzi, è che no, in questi ultimi anni a Lecce si è discusso molto di questo centrocampo che non ha un regista. È arrivato Arrigoni, è l'uomo giusto secondo me. Io avrei preferito Quentin Tarantino come regista, però Francesco, siamo in Lega Pro, non possiamo permetterci. A parte la battuta di Vittorio Murra, che insomma il vino si sta iniziando a fare sentire. No, però l'acqua gasata, la gaudianese. È che io le pollicine non le sopporto. È l'uomo giusto secondo voi, ragazzi? Sì. Visto anche il rendimento che ha dato a Cosenza. Arrigoni è uno che intanto sta nel pieno della sua maturità calcistica. Ha 27 anni, per caratteristiche ricopre il ruolo di centrocampista centrale di un centrocampo a 3, quindi per caratteristiche uno che è abituato a ragionare, a dettare i tempi, a dare geometrie alla squadra. Un centrocampista con queste caratteristiche l'anno scorso non l'avevamo, perché Braglia, avendo un centrocampo a 2, preferiva due mediani incontristi e non uno nel fosforo. Nel centrocampo a 3 è necessaria una persona. E abbiamo visto quando quelle poche volte in cui ha giocato Losicco, come la manovra è diventata poco più lineare, fluida. Sì, più fluida. Quindi praticamente da quello che si sta piano piano delineando siamo agli sgoccioli con Papini e Salvi a questo punto, no? Papini e Salvi secondo me hanno anche richieste sul mercato. Sono ancora sotto contratto con noi, entrambi hanno un altro anno di contratto, sì. Ma io non credo che a fronte di una richiesta di un'altra squadra il Lecce abbia difficoltà a lasciarli andare. La squadra che garantisca lo stesso stipendio perlomeno. Sì, sono comunque i calciatori che sono a Lecce ormai da 2-3 anni, comunque hanno finito un ciclo. Io se non vogliamo. So quali siano le loro motivazioni. So che per un centrocampo a 3 le loro caratteristiche. Forse l'unico è Salvi. Salvi può giocare tranquillamente a mezzala. Sì. Papini in un centrocampo a 3 può fare solo Papini è proprio un centrocampista di centrocampo a 2. Deve giocare accanto a uno con i piedi buoni. Per un centrocampo a 3 tutto può essere, però per come sto vedendo che stanno cercando di costruire la squadra, cercando di
inserire giocatori di ruolo per ogni posizione in campo, Pallini potrebbe anche essere considerato tra virgolette un ripiego. Però vediamo. Sì, anche perché poi Pallini sì, centrocampista centrale da centrocampo a due, però con a fianco non una fotocopia di se stesso, ma qualcuno che possa far girare la palla. Assolutamente. Il miglior, la migliore stagione di Pallini qual è stata? La prima, quando aveva Modio accanto. Assolutamente, no? Sì. E quindi gli consentiva a lui inserimenti e. Eh sì, perché gli consente di fare, di svolgere perfettamente quelle che sono le sue caratteristiche. Sappiamo che Pallini è fortissimo negli inserimenti, ha i tempi giusti per gli inserimenti e ha soprattutto un grande cuore e capacità agonistica nel bloccare la manovra offensiva. Chiaramente, se quelle sono le sue caratteristiche, non gli puoi chiedere di impostarle, perché cioè imposta anche, però non lo fa come potrebbe servire ad una squadra che deve vincere il campionato. Certo. Poi Vittorio, in attacco al momento la cosa certa è che si punta dritto su Caturano. Moscardelli, che tutti vogliono Moscardelli, è giusto quello che sta facendo la società, cioè pure lì insomma ragioniamoci la prova del 9, la prova del 9 ce l'hai sempre a fine stagione. Comunque si tratta di un calciatore che ha 36-37 anni, che ha un bel ingaggio. Sicuramente non possiamo dire che non abbia profuso il massimo impegno nell'ultima stagione e che non abbia contribuito a quella classifica che Braglia ha costruito nel tempo da quando è arrivato, però è evidente che in un calcio, in un Lecce che deve proporre un certo tipo di calcio con certi ritmi, un calciatore come Moscardelli possa non essere idoneo al tipo di gioco che potrebbe attuare Padalino. Ciò non toglie che potrebbe comunque essere utile alla causa, però tu se prendi Moscardelli certamente non lo metti in panchina a giocare alla Totti, diciamo. Certo. Quello che preoccupa di più forse quest'anno, ragazzi, credo che sia l'organizzazione del girone C e di tutti gli altri gironi. Cioè 10 squadre faranno, anzi una va dritta in Serie B, le altre faranno i playoff. È un po' un macello, o no? Nuove formule che vengono adottate per cercare di rendere più interessante e competitivo un format, il campionato. E soprattutto lineare fino alla fine. Sì, ma quando tu garantisci a una squadra il decimo posto, i playoff. Allora, ragazzi, come funziona? Cioè, a metà stagione, cioè, di che cosa stiamo parlando? Allora, i playoff sono sicuramente un modo per garantire più introiti alla Lega di Serie C, perché si chiamerà Serie C nuovamente. Sì. Non servono per stabilire. Altra innovazione. Non servono per stabilire chi è il migliore, o comunque non servono in questa misura. Nel senso che nel calcio, il calcio ha copiato da altri sport questi playoff. Peccato che negli altri sport, al termine dei playoff, si stabilisce realmente chi è la più forte. Perché nel basket, ad esempio, si scontrano due squadre al meglio delle 7 o delle 5 partite. Cioè non si può pensare che con un'andata e un ritorno, perché tu puoi avere, ricordate Lecce Carpi, sì, quanti infortunati avevamo noi, no? squalificati, infortunati, cioè, tu non puoi andare a determinare la Serie B. Brava, determinare la squadra vincente di un campionato con una partita secca o due partite. Questo lo puoi fare nelle manifestazioni europee, d'altronde là non hai altra scelta, no? Nei mondiali di calcio piuttosto che negli europei. Ma anche il discorso del distacco che ci si trova, mi sembra che il primo anno il Lecce arrivò secondo, ma dalla terza c'erano 10-11 punti di distacco. Bravissimo. Se non e quindi tu non puoi condannare una squadra che, come in quel caso, aveva vissuto un campionato da prima in classifica quasi per tutto il campionato, a giocarsi la sua promozione in Serie B con una squadra che era arrivata 11 punti dietro e che per puro caso, perché in quell'occasione per puro caso
il Lecce si presentò alla gara di ritorno con tanta gente infortunata squalificata, certo, che se avessimo fatto il playoff al meglio delle 5 gare probabilmente sarebbe riuscita a recuperare forze, magari no, però comunque hai più chance che fra le due, certo, correttamente esca la più forte, riesca la più forte a vincere. Quindi a me i playoff nel calcio fatti così non piacciono, sono soltanto di sicuro una forma di non so come dire, comunque una forma, no, di sicuro questa Serie C, Lega Pro, chiudiamo Vittorio. Sì, ma di sicuro la Serie C si sta dimostrando sempre di più una Lega non professionistica, ma anche meno della Serie D o di altre categorie inferiori, dove comunque c'è un regolamento che è certo, che ogni anno è sempre quello. Certo. La Lega Pro in Italia, nel calcio, è l'unica categoria che ogni anno cambia le regole. Sì, ma lo stanno facendo non per dare più chance o più ritorni economici alle società, lo fanno perché poi i playoff, come sappiamo, sono ad uso e consumo. Sponso, sì, no, stanno cercando di dare appeal ad una categoria che... No, aspetta Vittorio, gli introiti degli sponsor sono ad uso e consumo della Lega. Le società non guadagnano niente da questo campionato nel campionato. Abbiamo fatto un articolo noi dove abbiamo detto che la Lega, la stagione appena conclusa, ha elargito 300.000 euro alle squadre di Lega Pro da dividere però tra tutte le squadre. Quindi praticamente, Stiamo parlando di circa 5-6.000 euro che sono stati dati a Lecce, ad esempio. Calcola di poi i costi di quelle povere squadre che si sono dovute pure stampare i nomi delle magliette, perché quelli poi sono... la gente non si rende conto, ma le società vanno anche a volte a trovarsi in situazioni dove ci sono soltanto spese e costi, perché andare a fare a stampare le magliette ti porta anche, certo, spese. Anche perché sono società che hanno... cosa ne hai dalla Lega? Non hai nulla. Che hanno una fornitura minima di materiale, quindi non è che possono ricambiarle continuamente, anche perché l'anno prossimo ci sarà la regola dei nomi stampati, ma non quelli del numero. Questo accade perché tu hai voluto fare una Lega Pro a tre gironi. Quando, se tu lo fai a un girone solo, ripristini la C2 come era prima ed era molto più corretto, hai la possibilità di fare un campionato lineare, tranquillo, prima, seconda e terza salgono, come dovrebbe essere, dopo aver tentato di vincere il campionato per tutta la stagione e non soltanto per l'ultima parte della stessa. E allora chi arriva terzo, chi arriva quarto, non sa se ne fa una ragione, ma non è giusto che chi arriva undicesimo abbia, dopo aver fatto un campionato da undicesimo, abbia la forza e la fortuna di potersi giocare la Serie B con chi magari è arrivato secondo, certo. No, a un punto dalla prima. Allora, stiamo scherzando. Io dico la mia, secondo me quello che dovrebbero fare davvero è quello di creare, di ristabilire intanto la differenza tra C1 e C2, perché non è possibile che squadre che hanno giocato la Serie D incontrino squadre come il Lecce con calciatori che vengono dalla Serie A, certo. Anche perché poi il paradosso è che queste squadre come il Lecce poi abbiano comunque difficoltà, certo. Ma fare una Lega come c'è adesso, tre gironi di Serie C2 e poi fare un unico girone di Serie C1 da 16-20 squadre, assolutamente sì, dove però ci sono le più forti, diciamo, della Serie C, sì. Quella C2 e tra che queste... garantisca il filtro tra Serie D e C1 e riesce anche, ma in a questo, ma in questo modo la C1 ha le squadre più forti, ha molto più appeal rispetto, e diciamo la zavorra che adesso c'ha la Lega Pro rimane confinata in una, certo, in una categoria inferiore. Vabbè ragazzi, mentre stiamo per costeggiare lo stadio San Nicola, andiamo... di Bari, io direi di chiudere qui, no? No, sì, chiudiamo. Ci andiamo a prendere un caffè, però? No. Prendiamoci questo caffè. Ma non a Bari, non a Bari. Ce lo prendiamo a Lecce. Diamo appuntamento poi a PL Mercato, vi informeremo. Domani c'è PL Mercato. Delle ultime in casa Lecce. Volevo informare che questo è un carpool speciale, perché il carpool vero e proprio noi lo metteremo online quando arriviamo a 17.000 mi piace. Non siamo ancora a 17.000, siamo molto lontani dai 17.000 mi piace. Adesso a Marco Marini facciamo fare un secondo profilo, però al massimo c'è un altro mi piace in più. No.
dobbiamo anche rispondere alle tante persone che chiedono, certo, Gabriele Mercato Marco Marini. Vedremo, insomma, ci stiamo lavorando. Non lo so, domani ci sarai, Marco. Non lo so. Ne abbiamo fatti due senza di te, sono stati molto fortunati. Però mi avete incastrato oggi, che sto guidando e non posso fare niente. Domani vediamo. Però noi preferiamo, i nostri utenti preferiscono che tu, insomma, sia partecipe anche di questa trasmissione. Vabbè. Infatti. Va bene, ragazzi, con lo stadio San Nicola di fronte a noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento, insomma, domani per PL Mercato. Ciao ragazzi. Ciao.